Buongiorno a tutti, benvenuti in questo video inerente alla conservazione dell'energia meccanica. Vedremo un esercizio in cui ci sarà una molla che è collegata a un piano, okay? E su questa molla viene fatta cadere una massa a una certa altezza h. La molla ha ha un certo k, un coefficiente, diciamo, di elasticità. E vedremo un po' cosa accade con velocità, forza e tutto quanto. Allora, i dati che abbiamo di questo problema sono la massa 3,14 kg, la costante elastica della molla della molla che è 19,6 newton a centimetro e l'altezza da cui viene lanciata la massa rispetto all'altezza della molla, okay? Non compressa, ancora distesa, che è 0,440 metri, ok? Quindi è quell'altezza lì. Allora, ci sono diverse domande a cui dobbiamo rispondere. La prima di queste domande è calcolare la velocità del corpo al contatto con la molla, cioè la massa viene lanciata sopra la molla da una certa altezza e la prima domanda a cui rispondere è la velocità istantanea nel momento in cui la molla viene colpita dalla massa, ok? Allora, noi possiamo usare come al solito le formule del moto uniformemente accelerato. Sapete che la velocità finale è data dall'accelerazione per il tempo, ma noi non abbiamo il tempo. Quindi il tempo lo calcoliamo con la formula dello spostamento. Quindi lo spazio S, sapete che è dato in un moto uniformemente accelerato, è dato la velocità iniziale per il tempo più un mezzo a t quadro, ok? Allora, la velocità iniziale è 0, quindi questo termine qua se ne va, non ce l'avete. Vi resta il termine un mezzo a t quadro, in cui la A sapete che è l'accelerazione di gravità g in realtà, che ha il valore di 9,81 metri al secondo quadrato. Ok? Quindi sapete che lo spazio percorso dal masso è 0,440, che è uguale a un mezzo G, cioè 9,81 per il tempo al quadrato. Da questa formula voi ricavate senza problemi il tempo del moto, ok? Quindi 0,440 per 2 fratto 9,81, ok? Allora, il tempo del moto adesso lo calcoliamo, però vediamo il valore, e sì, viene 0,299, cioè 0,3 secondi in poche parole. Ok? Quindi il moto dura 0,3 secondi. Con questo dato riusciamo ad entrare nella formula della velocità, perché la velocità finale sarà la velocità iniziale, ma attenzione, sapete che la velocità iniziale è 0 ovviamente, no? Per accelerazione, che in questo caso è di gravità, perché viene mollato il masso sopra la molla, quindi cade verticalmente. Quindi sapete bene anche che la velocità iniziale è 0, perché il masso parte da fermo quando viene mollato sulla molla, viene sganciato sulla molla. Quindi troverete che avrete un 9,81 per 0,3 secondi. Ok? Questo calcolo ci dà la velocità, e adesso lo calcoliamo subito. Vi viene 2,93 metri al secondo, ok? Questa è la risposta alla prima domanda. La velocità è nel punto, nel momento in cui la massa tocca la molla, l'estremità libera della molla, più che altro. Va bene. Quindi, per il momento, calcolo abbastanza semplice. Veniamo alla richiesta numero 2. Allora, la massima compressione della molla. Quindi, massimo, lo scrivo un attimo, massima compressione molla. Ok, allora perché chiede la massima compressione della molla? Perché la molla ha due compressioni. Allora, la prima compressione è dovuta fondamentalmente al fatto che quando arriva la massa ha una certa energia cinetica, ok? Quindi la massa andrà a schiacciare parecchio la molla, a comprimerla parecchio, perché deve dissipare l'energia cinetica. E nel momento in cui questo passerà il tempo, cioè la molla verrà schiacciata, a un certo punto il moto finirà, e troveremo la massa che in realtà sarà in una posizione più alta rispetto all'urto iniziale, perché la molla dovrà solamente sostenire la forza peso sarà schiacciata solo dalla forza peso,
cioè dalla M per G, ok? E non sarà più schiacciata, diciamo così, dall'energia cinetica, ok? Quindi avrete forza, peso e basta, non avremo più energia cinetica, quindi questa componente non ci sarà più e di conseguenza la molla sicuramente sarà più rilassata, meno compressa, e il peso avrà un'altezza, la massa verrà, si troverà un'altezza più alta, più elevata, insomma, come delta X, ok? Allora, come si fa? Calcoliamo innanzitutto l'energia cinetica che ha la massa nel momento in cui colpisce la molla. Quindi, energia cinetica, vi ricordo che la formula è un mezzo mv quadro, quindi diventerà un mezzo massa che è 3,14 kg per 2,93 al quadrato, che è la velocità in cui, nel momento in cui viene colpita la molla. Vediamo quanta energia cinetica ha. Ok, allora, energia cinetica, il totale è 0,5, cioè un mezzo, per 3,14 per 2,93 al quadrato. Energia cinetica totale è 13 della massa, 47 joule, ok? Joule o joule. Adesso cosa succede? Allora, questa energia cinetica viene completamente dissipata, no? Cioè la massa, diciamo così, scarica tutta questa energia, che l'energia meccanica si conserva, quindi l'energia cinetica viene trasferita nell'energia della molla, ok? L'energia della molla, sapete che è uguale a un mezzo K delta X al quadrato, cioè lo schiacciamento al quadrato, ok? Quindi basta fondamentalmente eguagliare. Cioè, quindi avremo che l'energia della molla, elastica della molla, energia elastica della molla, che è un mezzo K delta I quadro, deve essere uguale a 13,47, che è tutta l'energia cinetica che aveva il masso. Quindi potremo 13,47 uguale a un mezzo. Allora, la costante elastica della molla è espressa in newton al centimetro, noi dobbiamo trasformare tutto in metri. Okay, perché se no non ci verrà mai risultato. Quindi questo qua è anche uguale a 1960 newton al metro, vero? Perché tra centimetri e metro ci sono due posti, ok? Ci sono due posti e quindi si tratta di due zeri. Parliamo di lineare, cioè parliamo di centimetri lineari, no? Quindi passo da centimetri a metri, o per 100, ok? Quindi 1960 newton al metro, fratto metro o newton al metro, ok? Quindi eguagliamo molto banalmente il valore 1960 per delta x quadro, e il delta x non è altro che lo schiacciamento che avrà la molla, quindi sarà la radice di 13,47 per 2 fratto 1960. Ok, dovremmo ottenere direttamente il valore in metri, schiacciamento in metri della molla, perché abbiamo tutti i valori in metri, quindi radice di 13,47 per 2 diviso 1960. Okay. Allora, totale viene 0,11, 0,11 e 72. Questo qua in metri. Ok. Quindi per il momento, altra risposta, abbiamo risposto alla domanda 2 del problema. Okay. Questa qua è la domanda 2. Perfetto. Adesso vediamo la domanda 3 del problema. Allora, la domanda 3 ci chiede: il lavoro compiuto dalla forza peso nella caduta del blocco fino allo stato di quiete. Ok? Lavoro compiuto dalla forza peso. Allora, la forza peso, allora, innanzitutto il lavoro positivo o negativo. Allora, la forza peso rispetto al blocco è diretta verso il basso, vero? Così la forza peso. M per G vale la forza peso. Allora, il movimento del blocco com'è? È dall'alto verso il basso, quindi il prodotto scalare dei due è positivo, quindi in questo caso il nostro lavoro sarà positivo e sarà uguale a che cosa? Sarà uguale a forza, cioè la forza peso, per lo spostamento, ma lo spostamento totale, quindi lo spostamento fatto sulla molla, che è questo, più la distanza fra il peso e la molla, che è 0,400, quella distanza iniziale, ok?
Quindi avrete 3,14 che è la massa, 9,81 che è g, l'accelerazione di gravità, per, facciamo la somma dei due spostamenti, cioè la caduta libera più diciamo, il tratto frenato alla molla, viene 0,5572. Il nostro lavoro quant'è? È 3,14 per 9,81 per 0,5572. Ok, totale 17,16 joule. Ok, questa qua è la risposta numero 3 alla terza richiesta. Ok, perfettamente, eccola qua. Adesso abbiamo un'ultima richiesta. Un'ultima richiesta che è il lavoro compiuto dalla forza elastica sul corpo. Ok, quindi lavoro, forza elastica sul corpo. Allora, innanzitutto possiamo dire positivo o negativo, ma è negativo, no? Perché voi avete la vostra molla e avete il corpo, no? Cioè la massa che ormai si sta appoggiando alla molla, la sta schiacciando. Quando la sta schiacciando, la molla come si fa? Reagisce con una forza sul corpo diretta in questo senso, ok? Una forza che è data da K per il delta X dello schiacciamento, vero? Ma cosa sta facendo in questo momento il corpo? Il corpo sta schiacciando la molla, cioè sta andando verso il basso, quindi il delta X lo trovate verso il basso. Il prodotto dei due è negativo, ok? È sicuramente negativo. Quindi avremo un lavoro negativo. Quanto sarà dato, quanto varrà questo lavoro? Ma ricordatevi che il lavoro fatto da una forza elastica di una molla è sempre un mezzo K per delta I squadro. Quindi molto semplicemente basterà scrivere meno un mezzo 1960 che è il nostro K per il delta I che ce l'abbiamo, vero? Allora il nostro delta X sappiamo che è 0,1172, l'abbiamo già calcolato, lo eleviamo al quadrato e avremo il nostro valore negativo del lavoro, no? Il vostro lavoro, quindi meno 0,5 per 1960 per 0,1172 al quadrato viene meno 13,46 joule. Ok? Vedete che abbiamo risposto anche a questa domanda. Voglio ricordarvi una cosa importantissima, che il lavoro è positivo se la forza ha la stessa direzione, stesso verso, scusatemi, dello spostamento, ed è negativo se la forza ha verso opposto rispetto allo spostamento. Ok? Spero che il video sia stato utile, ci vediamo al prossimo video, grazie e arrivederci a tutti.